Ciao. A meno che non sia davvero, sapendo solo a te ogni respiro. Rewind o rewind, in ogni caso l'effetto è proprio quello lì. Spesso si dice che in amore bisogna essere coraggiosi e, perché no, anche un po' stoici, soprattutto quando arriva il momento dell'addio. Ma di coraggio, di fermezza d'animo ce ne vuole ancora di più per tornare indietro e riparare ciò che si è rotto. Sempre che a distanza di un solo anno si sia veramente rotto qualcosa, Milan Badel torna a casa e a pensarci, un po' come se non se ne fosse mai andato. Un ritorno, quello del regista croato, che in ogni caso, comunque la si veda, tra i tanti tifosi scettici ed appartenenti alla teoria del complotto, pronti a tacciarlo di tradimento dopo l'addio a parametro zero, non può che far bene ed essere vantaggioso per il gioco della Fiorentina e soprattutto per gli schemi di Vincenzo Montella. La maglia col giglio Milan l'ha vestita già per 4 stagioni, dal 2014 al 18, nelle quali, oltre a collezionare 140 presenze totali, segnando 6 reti, si incaricò prima di fare le veci in fase di regia, per quanto possibile ovviamente, di David Pizarro, e poi di assumersi il ruolo di leader nello spogliatoio, legandosi la fascia al braccio, dopo la tragedia di Davide Astori. Poi il saluto, un anno fa, tra l'incredulità generale e anche forse dello stesso giocatore, la volontà della precedente gestione viola di cederlo e, certo, inutile negarlo, anche quella del croato di percepire un più lauto ingaggio con la maglia biancoceleste. 26 le gare giocate tra campionato e coppe, solo 14 dal primo minuto ed una rete segnata, un'armonia mai sbocciata tra lui, la Lazio e il tecnico Simone Inzaghi. E dunque, o per via del destino, inevitabile per definizione, oppure invece per tutti quelli che al fato non credono, solamente per via di un caso fortuito, Badel, un anno dopo l'addio, è di nuovo un giocatore della Fiorentina. E chissà che questa volta, visti anche i suoi 30 anni compiuti, e sempre che la società viola intenda rispettare il diritto di riscatto fissato a 4,3 milioni a fine stagione, il centrocampista non decida davvero di restare a Firenze fino a fine carriera.